Apriamo la puntata, ovviamente, come sempre, con l'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni. Bentornati, cari telespettatori, all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno del Toro nasceva uno dei compositori più importanti del jazz del Novecento. Nel 1899 a Washington nasceva Duke Ellington. I suoi genitori, James e Daisy, erano entrambi musicisti, precisamente pianisti. E a partire dalla fine degli anni 10, Duke Ellington inizia a suonare professionalmente come pianista nella natia Washington, manifestando già qualità manageriali. Nel 1922 si trasferisce a New York per suonare con il complesso di Wilbur Sweetman, in uno dei più eleganti locali di Harlem, e nel 1923 conosce la Snow Dance. La big band di Duke Ellington viene scritturata dal famoso Cotton Club di Harlem, diventando una delle orchestre più famose. Dove pensate, la maggior parte dei musicisti, compreso Elmer Snowden, divennero componenti della sua orchestra, della Duke Ellington. Nella sua orchestra entrano a far parte Johnny Hodges, sassofono, contralto e soprano, Barney Bigard, clarinetto, Harry Carney, sassofono, baritono, Cutty Williams, Rex Stewart, trombe, Lawrence Brown e John Tison. Duke Ellington inizia anche a rivolgere la sua attenzione tra la voce umana e lo strumento musicale. E si servì molto spesso della voce di solisti quali Bing Crosby, Ethel Waters, Rosemary Clooney. E tra il 1940 e il 1943 nacque così una straordinaria serie di incisioni. E in quell'arco di tempo furono realizzati innumerevoli capolavori. I grandi risultati ottenuti si dovettero anche al fatto che per oltre 30 anni Duke Ellington riuscì a mantenere unita la sua orchestra. Caso abbastanza raro a quei tempi, il che gli permise di amalgamare il gruppo e di plasmarlo secondo la sua inventiva, raggiungendo un'intesa perfetta con ciascuno strumentista e ricavandone un sound unico e inconfondibile, quasi che l'orchestra fosse un unico strumento nelle sue mani. La musica di Duke Ellington fu definita così, una musica espressionistica, cioè l'idea che le sue composizioni fossero dei quadri musicali e che Duke Ellington riuscisse a dipingere con i suoni. Una curiosità strepitosa, pensate, Duke Ellington, prima di diventare il grande musicista che oggi ancora lo ricordiamo, in gioventù ha coltivato la passione per la pittura e stava per intraprendere la professione di cartellonista pubblicitario. E il 23 maggio del 1950 arriva in Italia, esibendosi nel Teatro Verdi di Pisa. L'orchestra tornò sulla cresta dell'onda con la celeberrima esibizione al Festival del Jazz di Newport la sera del 7 luglio 1956, esibizione nota per il lunghissimo assolo di sax tenore di Paul Gonsalves, come intermezzo tra i due brani Diminuendo in Blu e Crescendo in Blu, composti nel 1937. Durante un periodo in cui Ellington era tra un contratto discografico e l'altro, fece dischi con Louis Armstrong, The Great Summiting, 1961, con Coleman Hawkins e con John Coltrane.
Nel 1961 firmò per la nuova etichetta Reprise di Frank Sinatra, sotto la quale nel giro di poco più di 3 anni produsse 8 album che per la maggior parte privilegiavano la musica da intrattenimento. Anche nel 1970 Duke Ellington tornò in Italia per esibirsi al Festival di Palermo Pop 70 di Joe Napoli. Nello stesso mese tenne anche un concerto alla Bussola dell'impresario Sergio Bernardini e ripreso dalla Rai. Morì di cancro ai polmoni il 24 maggio del 1974. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani in tanti. Un buon pomeriggio e un buon di pomeriggio da me, Silvia Pagni.